Buongiorno a tutti, vi prego di prendere posto. Iniziamo. Interroga la consigliera Fioroni, giusto? Sì. Risponde l'assessore Agabiti. Misure adottate dalla Regione a sostegno della cultura e dei beni culturali del turismo regionale a seguito dell'emergenza Covid. Prego. Grazie Presidente. La cultura e il turismo sono settori fondamentali per il sistema economico nazionale che occupano complessivamente 830.000 persone, pari al 3,6% del dato nazionale. Qui c'è anche da fare un'aggiunta dicendo che c'è una forte preponderanza dell'occupazione femminile nel settore del turismo, un focus su cui dovremmo poi fare grande attenzione nell'ambito delle politiche regionali. Questi settori sono un volano imprescindibile per l'economia italiana, sia per l'impatto diretto sull'occupazione mediamente più giovane e qualificata, sia per il contributo alla capacità innovativa, creativa e alla coesione sociale. Sappiamo bene quanto la nostra regione offra e potenzialmente possa offrire in questi settori. Basti pensare che l'Umbria è la regione italiana con la maggior diffusione di musei sul territorio. Se ne possono contare 175, praticamente uno ogni 5.000 abitanti, con circa 1.666.000 visitatori l'anno. Nonostante l'importante dotazione storico-culturale, le politiche regionali, sino ad oggi intraprese negli anni trascorsi, non hanno saputo tradurre questo grande potenziale in quel valore aggiunto di ricchezza economica per gli umbri. Basti pensare che secondo recenti stime il sistema produttivo culturale e creativo, ovvero tutto il settore legato alle industrie culturali, alle imprese creative, al patrimonio storico-artistico, allo spettacolo, agli eventi ed arti visive, pesa in Umbria solo il 5,1% sul totale dell'economia in termini di valore aggiunto, per un ammontare che sfiora il miliardo di euro e per il 5,6% in termini di occupazione, contando oltre 21.000 addetti in 4.000 imprese. Dati sicuramente non trascurabili, ma ben lontani dal potenziale per una regione che voglia davvero qualificare il proprio modello di sviluppo azionando la leva della cultura, che è strettamente collegata alla promozione e sviluppo del territorio. A tal proposito, una ricerca del 2019 su 14 manifestazioni culturali rivela che cultura e spettacolo stimolano l'economia e creano ricchezza nel territorio, tanto che per ogni euro speso per un evento culturale si generano effetti positivi per 2,5 euro. È pur vero che l'emergenza ha colpito duramente tutti i settori, ma i settori del turismo e della cultura sono legati ad equilibri più fragili rispetto ad altri perché sono esposti a variabili connesse alla stagionalità, ai flussi turistici e all'andamento generale dell'economia. Sia la prima emergenza che l'attuale seconda fase epidemiologica da Covid-19 hanno imposto una profonda riorganizzazione del sistema sociale e lavorativo con conseguenze disastrose per l'intero settore culturale, turistico nazionale e regionale. E proprio la seconda fase dell'emergenza e la repentina ripresa della curva epidemiologica hanno richiesto provvedimenti nazionali e regionali che hanno avuto ulteriori riflessi su tutti gli operatori del settore culturale e turistico e sul sistema economico regionale del quale gli stessi sono parte fondamentale. I positivi risultati riscontrati quest'estate in seguito alla promozione regionale Umbria Bella e Sicura, se da un lato hanno evidenziato la bontà delle azioni intraprese da questa giunta, dall'altro hanno anche dimostrato l'esigenza di promuovere continuamente l'enorme patrimonio paesaggistico, culturale, architettonico ed artistico della nostra regione. Il settore culturale e turistico, secondo gli indirizzi del MIBACT, comprende la tutela, la gestione e la fruizione dei beni culturali, storici, artistici, architettonici e archeologici che sono ben presenti nella nostra regione, ma anche la gestione di teatri, cinema, la promozione turistica del territorio, del sistema degli agriturismi, dell'agenzia di viaggio e dei tour operator. Si tratta di un sistema che di per sé ha una rilevanza importante, ma genera anche un indotto di grandi dimensioni che ha bisogno di ripartire al più presto. Ora, anche a causa dell'effetto dell'inadeguatezza dei DPCM emanati, molte famiglie, società, associazioni, aziende versano in gravi difficoltà economiche. Gli interventi economici di sostegno al settore culturale da parte del Governo nazionale, tra i quali il decreto rilancio, il decreto agosto e i vari decreti ristori, sono stati molteplici, ma non sono assolutamente risolutivi. Anche l'utilizzo del Recovery Fund, che ha previsto 3,1 miliardi a favore di questi settori, appare insufficiente nei programmi del Governo, tenuto conto che la perdita di ricavi per questi settori ammonta a ben 100 miliardi. Per questo motivo,
Interroghiamo questa Giunta per sapere quali misure sono state e saranno adottate a livello regionale, comprese quelle di carattere economico, per favorire la ripresa e la continuità dell'intero settore culturale e turistico. Grazie Presidente. Assessora Gabiti, prego. Grazie Presidente. L'emergenza epidemiologica ha inciso pesantemente sulla capacità produttiva del sistema regionale, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese, soprattutto nei settori del turismo e della cultura, con pesanti ripercussioni anche sull'occupazione. Già prima dell'emergenza, in sede di bilancio di previsione, come amministrazione ci siamo adoperati per garantire maggiori risorse per i settori legati al turismo e alla cultura. Risorse che sono state poi ulteriormente incrementate nel corso dell'anno. Infatti, le risorse destinate al mondo della cultura ed in particolare quelle previste per i musei, la legge regionale 24, biblioteche, la legge regionale 37, spettacolo, la legge regionale 17, bandi e cori, la legge regionale 9 e manifestazioni storiche sono passate da uno stanziamento complessivo di 646.794 euro nel 2019 a 1.981.320 nel 2020. Quindi, insomma, pensiamo abbiamo oltre triplicato lo stanziamento. Per il settore della cultura, già nei primi mesi della pandemia, abbiamo inoltre istituito un fondo di garanzia gestito da GEPAFIN del valore di 400.000 euro a cui possono accedere le associazioni culturali, sportive e dilettantistiche. Sempre attraverso GEPAFIN, le associazioni culturali e sportive hanno a disposizione un secondo strumento di sostegno, il fondo conto interessi, con un limite massimo di 20.000 euro ad associazione. Una seconda linea di intervento è invece legata alla riprogrammazione dei fondi europei. Per quanto riguarda il FESR, abbiamo aumentato la dotazione finanziaria per sostenere i settori del turismo e cultura, così duramente colpiti e determinanti per la nostra economia. Da un lato, rafforzando le azioni di promozione turistica, 5 milioni, e dall'altro, implementando le possibilità di utilizzo delle azioni per la cultura volte a rendere fruibili anche in epoca Covid, i nostri attrattori culturali, 4 milioni. Con le risorse FSE è invece stata istituita una nuova azione denominata Tirocini per Cultura e Turismo, del valore di 1 milione 500 mila euro, e previste risorse per i lavoratori meno tutelati. Nell'ambito inoltre dei 98,6 milioni di euro delle risorse FSC abbiamo destinato 12 milioni per turismo e cultura, 2 milioni e 400 mila per ulteriori tirocini e progetti di formazione in questi settori, finanziamenti importanti che si aggiungono ai circa 5 milioni di euro per le attività connesse alla Film Commission e all'audiovisivo che sono sicura potranno avere significative e virtuose ricadute su tutto il comparto. La terza linea di intervento della strategia regionale è invece rappresentata dalla realizzazione di bandi e avvisi pubblici per sostenere l'offerta culturale e l'attrazione turistica. Uno specifico avviso con una dotazione finanziaria di 1.400.000 euro è stato rivolto ai comuni chiamati ad elaborare dei progetti innovativi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'offerta territoriale e dei servizi ad essa connessi. Per il sostegno al capitale circolante delle imprese recettive è stato realizzato un bando elaborato e gestito congiuntamente dalla Regione e dalle Camere di Commercio con risorse finanziarie a fondo perduto. Le risorse complessivamente ammontano a 8,6 milioni di euro, di cui 7,5 messi a disposizione dalla Regione. Con il bando per l'area del cratere abbiamo messo a disposizione delle imprese culturali, creative, dello spettacolo, commerciali, turistiche, di servizi, artigianato artistico e sportive 1.500.000 euro. Questa amministrazione, consapevole della necessità di sostenere in maniera concreta anche le agenzie di viaggio, ha concesso loro un contributo a fondo perduto di 1.700 euro, mentre per le guide turistiche è stato istituito un contributo di 1.500 euro. La Regione è stata inoltre la prima a supportare il settore turistico e il territorio, con una campagna di comunicazione veicolata su tutte le televisioni nazionali, web, carta stampata e radio. Non posso dimenticare come la valorizzazione dell'offerta turistica e culturale costituisce un asse strategico, perché investire in tali settori significa alimentare un circolo virtuoso che ha oggettiva valenza economica e sociale. Proprio in settimana, anche con l'adozione di un nuovo avviso per la concessione di un contributo una tantum alle partite IVA e ai precari più colpiti dagli effetti economici della pandemia, metteremo in campo un ulteriore strumento di sostegno per ristorare, tra gli altri, i settori dello sport, dello spettacolo e della cultura.
al consigliere Fioroni. Grazie Presidente, solo per dire che mi ritengo soddisfatta e sono convinta che questo processo che si è innescato virtuosamente per sostenere tutti questi settori potrà avere sicuramente una continuazione per rispondere sempre più alle esigenze del nostro tessuto economico. Grazie. Interroga il consigliere Fora, risponde l'assessore Agabiti, azioni, interventi e provvedimenti per garantire l'apertura delle scuole da gennaio in presenza e in sicurezza. Prego, consigliere Fora. Buongiorno alla Giunta, buongiorno assessore Agabiti. L'interrogazione ha come oggetto una priorità, credo, per tutti noi, legata all'attività scolastica. Come ben sappiamo, l'ultimo DPCM ha stabilito che dal 7 gennaio si riapra l'attività didattica in presenza anche per le scuole medie superiori e, come ben sappiamo, arriviamo a questo appuntamento purtroppo ancora una volta impreparati. Non mi dilungherò rispetto alla situazione, alla programmazione che è stata fatta in questi mesi intorno al sistema scolastico con evidenti carenze sia di pensiero culturali che nella programmazione, evidentemente anche in molti casi a carico del governo, ma quello che ci preme in questa sede e in quest'aula oggi è verificare e capire e per quanto possibile sostenere le competenze che ha il sistema regionale nel suo complesso, regione per quanto riguarda le deleghe legate alla programmazione scolastica, ma anche e soprattutto alla programmazione dei trasporti e direi alla programmazione sanitaria, rispetto a quanto evidentemente ancora risulta essere molto carente delle competenze legate al governo. I tre temi evidenti che ci pone la riapertura delle scuole, come ormai ci ha insegnato questo periodo, riguardano i trasporti, direi che è probabilmente il tema principale. La Regione si è attivata anche per tempo, da quello che abbiamo letto, anche per recuperare disponibilità di mezzi in più rispetto a quelli disponibili all'interno del sistema pubblico e di Bus Italia, mezzi che però ad oggi risultano essere ancora insufficienti. C'è una discussione in atto sulla quale invito poi l'assessore anche a, se possibile, aggiornarci relativamente alla gestione o meno di doppi turni all'interno dei istituti scolastici, cosa che sappiamo essere estremamente difficoltosa da parte delle scuole organizzare. Sta di fatto che 62.000 studenti che si muovono giornalmente dal 7 gennaio ci preoccupano moltissimo rispetto a una disponibilità di autobus che oggi risulta essere molto inferiore alle disponibilità. L'altro tema principale, direi, sul quale oggettivamente c'è un silenzio abbastanza imbarazzante, è la gestione di tutto il sistema di tracciamento sanitario. Vorremmo capire, soprattutto anche dalla sanità, se e in che termine è stato predisposto un sistema di tracciamento, una disponibilità di tamponi ad alunni e docenti nel caso si manifestassero positivi e soprattutto il rafforzamento della presenza di medici e operatori sanitari all'interno delle scuole, che ci risulta essere molto insufficiente rispetto a quanto necessario per poter procedere velocemente alla somministrazione di tamponi e di quarantene nel caso in cui si manifestino casi positivi. L'ultimo dato da rilevare è legato alla connettività in funzione della riapertura, perché se è pur vero che si riapre con la presenza, c'è un sistema DAD che deve poter continuare a funzionare. Sappiamo che Umbria Digitale, che si sta assumendo l'onere in Umbria di rafforzare i collegamenti con la fibra, ad oggi ha presentato un piano che però, diciamo, prospetta nel medio termine la connettività degli istituti scolastici superiori in 3 anni e sinceramente ci sembra un obiettivo eccessivamente lungo rispetto alla necessità di collegare tutti i plessi scolastici che oggi non risultano collegati, che ci risultano essere solo 60 rispetto ai 205
ripartite gli 800 strutture scolastiche complessive. Per cui in sostanza si chiede alla Giunta di conoscere quali sono le azioni che si stanno mettendo in campo per garantire il più possibile la riapertura delle scuole a gennaio in presenza, ma soprattutto anche in piena sicurezza, soprattutto in funzione appunto dei temi che ho illustrato, i trasporti e il tracciamento sanitario, per evitare, guardate, e chiudo, un rischio importante che davvero ne va anche della l'etica con la quale le istituzioni affrontano questo tema. Riaprire il sistema scolastico il 7 di gennaio per poi doverlo necessariamente richiudere nel momento in cui si mostrassero ritardi nei tamponi o nel tracciamento o nei contagi legati a un sistema di trasporti inefficace sarebbe ancora peggio della DAD, perché gli studenti lo vivrebbero come un'esperienza di totale precarietà che non ci possiamo assolutamente permettere. Grazie. Assessora Gabiti. Grazie Presidente. L'eccezionalità a cui l'emergenza sanitaria ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale, lavorativa, impone un'analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla normalità. Con il DPCM del 3 dicembre è stata data la notizia della riapertura delle scuole secondarie in presenza a partire dal 7 gennaio. È stata prevista l'istituzione, tra l'altro, di tavoli di coordinamento presso ogni prefettura, con lo scopo di armonizzare gli orari di inizio e fine delle attività didattiche con quelle dei servizi di trasporto pubblico locale. Un'attività che per quanto riguarda la nostra Regione era già stata posta in essere in occasione dell'avvio dell'anno scolastico attraverso i tavoli permanenti con l'USR e gli operatori del settore. È stato quindi in questo contesto che la Giunta ha messo a disposizione, attraverso un'iniziativa congiunta con l'assessore Melasecche, ulteriori 4 milioni di euro per fronteggiare i maggiori costi del trasporto scolastico. La prima riunione, parlo ovviamente di 101 mezzi aggiuntivi, la prima riunione del tavolo di lavoro di coordinamento scuola-trasporti presieduta dal prefetto di Perugia si è tenuta giovedì scorso con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni interessate, tra cui il direttore della protezione civile, la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, il presidente dell'ANCI e le aziende di trasporto. Sul tavolo si stanno vagliando diverse ipotesi per coniugare la capacità del sistema della mobilità pubblica con l'esigenza della riattivazione della didattica in presenza. Si sono resi necessari ulteriori approfondimenti per la predisposizione del documento operativo, che dovrà contenere le misure da attuarsi nell'ambito delle competenze di ciascun attore coinvolto per assicurare l'ottimale raccordo fra gli orari di inizio e fine delle lezioni scolastiche con gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, minimizzando il rischio di assembramenti degli studenti. Tra le proposte oggetto di ulteriore esame vi sono la possibilità di scaglionamento dell'orario di entrata e di uscita negli istituti scolastici, l'incremento di mezzi di trasporto con conseguente adeguamento dell'orario delle corse previste. Tali approfondimenti hanno determinato l'aggiornamento della riunione ad oggi pomeriggio, quando tornerà a riunirsi il tavolo. Sotto il profilo del tracciamento, la Direzione Sanità ha stipulato convenzioni con le farmacie, con centri medici e pediatri di libera scelta per eseguire test su base volontaria ai ragazzi e al personale scolastico. Già dalla ripresa dell'attività didattica del corrente anno scolastico sono stati individuati presso ciascun istituto i referenti Covid, per i quali è stata condotta, d'intesa con l'USR, attività di formazione sulle caratteristiche principali dell'infezione e sulle procedure da adottare in caso di sospetto di presenza di soggetti positivi presso le classi. Per i suddetti referenti Covid è stato reso disponibile un contatto diretto con i servizi di sanità pubblica del territorio, che hanno provveduto all'individuazione di un referente Covid per ogni ambito distrettuale, per le segnalazioni e la richiesta di interventi del caso. La stessa direzione sta valutando la predisposizione di ulteriori misure anche in funzione delle eventuali future indicazioni da parte del Governo. Inoltre, in questi mesi si è lavorato sul piano scuola per fornire a tutte le sedi scolastiche una connessione internet sicura e stabile. A tal proposito segnalo che in via di definizione l'accordo di programma definitivo. Allo stato attuale sono già raggiunte da fibra
ottica, grazie alla rete regionale, circa 60 istituti scolastici. Altrettanti lo saranno nei primi mesi del 21, con una previsione operativa di copertura della rete al 58% entro la fine del prossimo anno. La previsione del cronoprogramma prevede il raggiungimento del 91% delle scuole entro il 2022 e il successivo completamento al 2023. I tempi tecnici per garantire il raggiungimento di tale obiettivo sono dettati anche dalla necessità di realizzare numerosi interventi infrastrutturali. È importante però ricordare che questa amministrazione, nelle more del sopracitato programma, è già intervenuta con un ulteriore stanziamento di 350.000 euro di risorse proprie per agevolare la connettività degli studenti, così come abbiamo messo a disposizione 3 milioni di euro per garantire le sanificazioni straordinarie e altre attività di prevenzione. In questo momento tutte le strutture competenti sono al lavoro per garantire la riapertura della didattica in presenza con insicurezza e adeguati, con standard di sicurezza adeguati alla complessità della situazione in corso. Vorrei in conclusione sottolineare l'impegno e la dedizione di tutti gli operatori del mondo scolastico, nessuno escluso, grazie ai quali è stato possibile in questi difficili mesi garantire la migliore assistenza possibile ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. Ringrazio l'assessore Agabiti per la risposta, so anche dell'impegno che sta investendo in questo settore da tempo e del quale credo l'istituzione regionale debba prendere atto e essergliene grata. Sulla scuola noi ci giochiamo la credibilità come istituzioni, tutte, e credo che in parte ce la siamo già giocata, a partire da livelli governativi fino a scendere anche ad alcuni livelli amministrativi. Purtroppo oggi la situazione è molto carente sul piano della programmazione nazionale e oserei dire un po' anche quella regionale, se non per le competenze proprie della regione, ma per le competenze complessive della rete che deve intervenire all'interno degli istituti scolastici. Io invito le prefetture, tramite anche questa istituzione, e l'USR ad ascoltare i presidi, più forse di quanto non sia stato fatto. In queste ore le scuole ci stanno dicendo che la gestione per doppi turni è molto problematica e quindi va affrontata con adeguati mezzi, sia con una forse maggiore investimento nei trasporti che con una maggior dedizione all'organizzazione. Dopodiché evidenzio che sul tema sanitario si gioca un pezzo importante della riapertura. Assessore Coletto, visto che ora è arrivato, lo evidenzio anche all'assessore di competenza, non basta la tracciabilità legata all'individuazione di personale Covid dentro gli istituti, serve personale sanitario specificatamente dedicato al presidio delle funzioni di tracciamento per gli istituti scolastici, perché un focolaio nella scuola a gennaio comporterebbe drammi che conosciamo e abbiamo già visto, che dobbiamo assolutamente evitare. Io chiedo, e credo che a parole tutti siamo d'accordo, ma dobbiamo far seguire i fatti, che la scuola venga messa per almeno un mese al centro dell'attenzione della programmazione politica di tutte le istituzioni. Grazie. Adesso passa all'oggetto numero 16, interroga la consigliera Fioroni, risponde la Presidente della Giunta. Prego, consigliere. Grazie Presidente, grazie al Presidente della Giunta. È un'interrogazione che ritengo di grande rilevanza per la problematica che in qualche modo riguarda. L'eccesso di regolamentazione bancaria e di relativi costi per il necessario adeguamento delle banche alle nuove normative in tema di governance e parametri patrimoniali stanno rendendo sempre meno accessibile l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Il finanziamento alle PMI sta inoltre diventando meno attrattivo per le banche a causa della complessa regolamentazione che le spinge verso asset più liquidi e maggiormente redditizi. Non tragga in inganno l'incremento dei depositi bancari e postali delle imprese in Italia nel primo semestre 2020, che ha registrato sul territorio nazionale un più 11,2%, evidentemente influenzato dai vari decreti liquidità per fronteggiare l'emergenza Covid.
Se analizziamo il dato regionale, emerge che in Umbria l'incremento dei depositi è stato pari al 10%, quindi inferiore al dato nazionale, ma soprattutto emerge che l'incidenza dei prestiti bancari sull'incremento dei depositi è stata in Umbria solo del 58% rispetto all'83% su scala nazionale. Questo significa che in Umbria, su un incremento di 390 milioni di euro dei depositi, solo 229 milioni derivano da prestiti bancari, evidenziando così una maggiore difficoltà delle aziende umbri di accedere al credito. A differenza di paesi come Stati Uniti e Germania, che hanno ben compreso l'importanza di avere piccole banche territoriali efficienti, in Italia, che è il paese col maggior numero in Europa di piccole e medie imprese, sono stati deboli i tentativi di favorire meccanismi di concessione del credito locale alle piccole e medie imprese meritevoli. Tutto questo ha contribuito negli anni a causare nella nostra regione un fenomeno di rarefazione sia degli istituti di credito territoriali che più in generale degli sportelli bancari, a cui le precedenti amministrazioni regionali non hanno saputo dare risposte e che a tale desertificazione del mercato del credito regionale resistono ormai soltanto le banche di credito cooperativo e indirettamente attraverso una partecipazione di minoranza delle fondazioni bancarie locali, la Cassa di risparmio di Orvieto e la Banca Desio. Esiste infatti una profonda differenza tra un sistema del credito gestito a livello locale ed uno gestito a livello remoto. Occorreva tutelare in tutti i modi una governance bancaria radicata nel territorio che, operando in un ambito geografico ristretto, con rapporti di relazione durevoli e una profonda conoscenza del territorio, può contribuire alla industrializzazione diffusa dei sistemi di piccole e medie imprese, come nella nostra regione. Serviva maggiore attenzione da parte delle precedenti giunte regionali quando si assisteva a tutto ciò che ci ha portato dove siamo ora. Serviva ad esempio lungimiranza quando il PD aveva introdotto col decreto legislativo 18/2016 l'obbligo per le banche di credito cooperativo di aderire a uno dei costituendi gruppi bancari cooperativi, un istituto giuridico inesistente negli altri paesi europei, con l'effetto così di trasformare in banche significative anche le piccole banche di credito cooperativo e di schiacciarle sotto il peso burocratico della vigilanza bancaria europea, costringendole a fusioni extraregionali. In parole povere, a causa di questa geniale intuizione, la BCC di Mantignana, quella del Trasimeno o quella di Spello venivano assimilate a Deutsche Bank, Intesa o Unicredit, ingabbiandoli in criteri di erogazione del credito certamente non adatti alle dinamiche dei piccoli territori. La Lega aveva previsto e annunciato a livello nazionale tutto questo già in una mozione parlamentare del 2018, per poi avviare un percorso iniziato con l'emendamento Bagnai al decreto fiscale 2019 che ha portato nello scorso mese di novembre all'approvazione di Banca Italia del sistema di tutela istituzionale per le banche di credito cooperativo dell'Alto Adige, rafforzandole senza snaturarle, prendendo esempio da un nostro diretto concorrente come la Germania, un risultato che potrà garantire maggiore snellezza e minore burocrazia per le banche territoriali e può certamente fare da riferimento per lo sviluppo del settore bancario locale. In questo scenario negativo ereditato del sistema bancario regionale si aggiunge ora un processo di riassetto di tutto il settore bancario italiano, a partire dall'integrazione Banca Intesa con UBI e le vicende relative a MPS ed Unicredit, che inevitabilmente hanno innescato reazioni e interessi non solo a livello nazionale, ma anche in ambito europeo e che purtroppo avranno un impatto anche sul sistema economico regionale. Per tutte queste ragioni interroghiamo questa Giunta per sapere quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze e del rispetto dei ruoli previsti dal legislatore nazionale, intende assumere o abbia assunto per monitorare l'evolversi complessivo delle vicende relative agli istituti di credito operanti nella nostra regione e favorire il dialogo con gli istituti di credito che hanno un forte radicamento con il territorio umbro e con il suo tessuto socio-economico e con gli stakeholder al fine di preservarne i luoghi decisionali decentrati nella nostra regione. Grazie. Prego, Presidente Tesei. Grazie Presidente. Ora intendo rispondere personalmente a questa interrogazione che naturalmente coglie, al di là delle premesse di carattere generale e nazionale, uno dei temi più importanti per il futuro della nostra regione. Da subito posso dire che questo tipo di problematiche vanno affrontate nella sostanziale unione
ritengo della classe politica attorno all'istituzione regionale, che si deve far carico della difesa dell'economia del territorio e della sua occupazione. Come sapete, questa Presidenza non si sottrae né si sottrarrà a giocare un ruolo da protagonista in prima persona sui fatti economici più strategici per l'Umbria, con la volontà di rappresentare la sensibilità dell'intera classe politica regionale. Non lo fa nemmeno quando, come nel campo del credito, la Regione non ha poteri diretti, ma solo di vigilanza e indirizzo unicamente attraverso il sistema delle relazioni. E proprio attraverso questo sistema delle relazioni, fin da subito ho voluto proprio seguire il percorso e lo scenario che si stava presentando proprio in Umbria. Ora, l'importanza del credito per la resilienza e il rilancio del sistema economico umbro, famiglie e imprese, è in sintesi rappresentato da due dati. Nel 2013 gli impieghi, cioè i prestiti a famiglie e imprese in Umbria, erano di 20 miliardi. Oggi, dopo 7 anni, sono di 17 miliardi, quindi registrando un meno 15%. Nel 2013 i depositi in Umbria erano 14,6 miliardi, oggi, dopo 7 anni, sono 17 miliardi, registrando un aumento del 15%. In questi dati c'è tutta l'attività del comparto bancario della nostra regione, che oggi, quasi privato di banche umbre, in 7 anni ha riequilibrato completamente il rapporto impieghi e raccolta, limitando sicuramente i rischi delle banche, ritirandosi dal mercato creditizio della Regione e quindi fatalmente togliendo ossigeno alle nostre imprese. Questa è una realtà che credo ormai sia compresa da tutti. E questo non certo per colpa di un sistema bancario, ma per il progressivo diventare delle banche stesse nostre regionali a controllo di grandi gruppi, senza che l'istituzione abbia saputo interpretare la situazione e cercare di mitigarne il trend. Questa Presidenza ha cercato immediatamente di lavorare in modo completamente diverso, attraverso un'interlocuzione forte e cresciuta nel tempo con i competenti livelli nazionali di Banca Italia, iniziata addirittura prima della fase Covid, attraverso poi un'interlocuzione con gli attori nazionali del credito locale, in cui la bontà della relazione ha consentito la sinergia in alcune partite cruciali, per esempio per GEPAFIN e per SASE. Un'interlocuzione rafforzata con le due principali fondazioni del territorio, che nel caso di Terni è diventata nuovamente protagonista del sistema del credito, con un ingresso importante nel capitale e nel CDA di un primario gruppo bancario nazionale molto presente sul territorio, con una forte poi relazione con la principale banca di credito cooperativo del territorio, che sta cercando di equilibrare il proprio ruolo tra due regioni dopo una recente fusione, con un crescente confronto con i vertici di Mediocredito Centrale, ormai attore pubblico di riferimento nel sistema del credito, anche umbro, con un attento e riservato protagonismo nella vicenda Cari Orvieto, banca che con lo sventurato ingresso nel gruppo popolare di Bari prima e con il crollo poi della capogruppo sembrava destinata alla smobilitazione territoriale. E invece, grazie all'intervento di Banca Italia prima e di Mediocredito Centrale poi, e oltre alle nostre continue e propositive interlocuzioni, vedrà il permanere di Mediocredito Centrale come azionista. Il permanere poi dell'autonomia di Cari Orvieto, che è sicuramente quello a cui dobbiamo ambire e tutelare, nella rinnovata guida di Popolare di Bari, e l'individuazione di una guida, questo sarà oggetto credo di decisioni che dovranno arrivare a breve, di una guida territoriale e di un piano industriale dedicato. Se lo scenario come istituzione vediamo andrà a buon fine, nel 2021 potremo vedere operare in Umbria due banche solide con forti connotazioni territoriali a nord e a sud della nostra regione. Una banca nazionale che ha recuperato una vocazione territoriale persa e due grandi gruppi nazionali. Un assetto che insieme al rilancio della nostra GEPAFIN potrebbe accompagnare il difficile rilancio territoriale post-Covid. Quindi in pratica
come istituzione regionale, che credo di aver portato avanti e di continuare a portare avanti nell'interesse della nostra regione, spero di avere anche da questo punto di vista una condivisione di questo percorso, perché naturalmente tutti noi siamo chiamati a portarlo avanti nell'interesse della nostra comunità e delle nostre imprese che ne hanno molto bisogno. Grazie. Ringrazio la Presidente per la puntuale risposta, per le iniziative che sta mettendo in campo, visto che il problema è sicuramente molto rilevante per la possibilità dell'accesso al credito e per la sostenibilità delle nostre imprese, delle nostre piccole e medie imprese. Grazie Presidente. L'oggetto numero 18 risponde l'assessore Coletto. Chi interroga? Paparelli? Prego, consigliere Paparelli. Sì, grazie. Grazie Presidente, ma come noto l'Italia ha aderito all'iniziativa dell'Unione Europea per l'acquisto del più ampio numero di possibile dei vaccini anti-Covid e a gennaio inizieranno anche nella nostra regione le vaccinazioni, inizieranno dagli anziani e dagli operatori sanitari, nonostante diciamo le improvvide dichiarazioni dell'assessore Coletto, che ha dichiarato che sarebbe stato opportuno cominciare dai giovani. E riguarderanno incredibilmente, perché tutto il mondo diciamo la pensa in maniera diversa. Si comincerà con 16.000 umbri, le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario Arcuri, inviata alla Regione commissiva protocollo 1833 del 17 novembre, prevedono la necessità di somministrare il vaccino direttamente nelle strutture ospedaliere e attraverso unità mobili appositamente allestite nei presidi residenziali per anziani. Entro lo scorso 23 novembre per ogni provincia numero e denominazione dei presidi ospedalieri si dovevano inviare le comunicazioni e si doveva anche specificare il numero del personale operante all'interno, nonché il numero di personale sanitario e sociosanitario operante nel territorio che fosse in grado di raggiungere il presidio ospedaliero in non più di 30-60 minuti, e andava indicato per ogni provincia anche il numero e la denominazione dei diversi presidi residenziali per anziani e indicando il numero di personale e ospiti presenti al proprio interno, nonché la possibilità che lo stesso fosse raggiunto tramite unità mobili in non più di 30-60 minuti da uno dei presidi ospedalieri più vicini. Considerato che abbiamo appreso l'unica cosa che abbiamo appreso dalla stampa in modo diciamo generico, che addirittura si sarebbe pensato di utilizzare anche caserme e palestre, nessuno l'ha smentita questa cosa, mentre altre regioni hanno adempiuto come la Toscana individuando 12 ospedali sulle 10 province. Adesso anche noi ieri abbiamo appreso che sono stati individuati i due ospedali, alcuni presidi ospedalieri, quindi smentendo di fatto quelle notizie. Quindi interroghiamo la Giunta per sapere in quale data ha redatto il piano, in che consiste diciamo questo piano in ottemperanza di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per conoscere quali sono i presidi di somministrazione individuati, sia ospedalieri che residenziali per anziani, in adempimento al dettato della richiesta. Con un'aggiunta, diciamo, tra le diverse dichiarazioni sconcertanti, è sconcertante anche quello di Onnis, che si è preso tutto il 2021, mentre nel Paese si parla che entro l'estate, cioè settembre 2021, avremmo vaccinato, diciamo, al netto che le condizioni oggettive lo consentono nel Paese, avremmo vaccinato tutta la popolazione. Quindi, diciamo, auspichiamo che questo piano possa consentire anche agli umbri di essere tutti vaccinati entro l'estate 2021. E per quanto riguarda l'interrogazione, diciamo che i 4 centri hub dove verranno raccolti i vaccini sono rispettivamente l'azienda ospedaliera di Perugia, l'azienda ospedaliera di Terni, l'ospedale di Foligno e l'ospedale di Castello, dove sono già presenti 4 frigoriferi atti a conservare i vaccini della Pfizer che arriveranno. È previsto l'arrivo entro la metà di gennaio dei primi vaccini. Per quanto riguarda le vaccinazioni,
negli ambiti ospedalieri verranno effettuate appunto dal personale sanitario presente. Per quanto riguarda l'RSA ci saranno dei team itineranti dove si provvederà a vaccinare tutti quanti gli anziani presenti e gli stessi team itineranti potranno andare anche a domicilio a vaccinare le persone anziane non autosufficienti che non si potranno muovere. È in itinere anche una gara per l'acquisizione di altri frigoriferi che arriveranno durante la prima settimana di gennaio, diciamo, in maniera tale da avere la capacità di conservare e distribuire nei tempi dettati per la corretta conservazione da parte di Pfizer di tutti quanti i vaccini che saranno nella disponibilità della regione dell'Umbria. La prima consegna prevede circa 16.000 vaccini e avverrà intorno alla metà di gennaio. Il piano è già stato, come dire, consegnato alla Presidenza del Consiglio, sono in corso consultazioni con il commissario Arcuri per il seguito delle vaccinazioni, come succede per altre regioni, e per concordare quello che sarà l'iter più corretto per poter vaccinare anche il resto della popolazione. Grazie. Grazie Assessore Coletto, Consigliere Bori. Grazie Presidente. Logicamente il tema della vaccinazione rispetto al Covid sarà il tema delle urgenze sanitarie dei prossimi mesi. Prima questione, e noi la solleveremo in maniera più dettagliata rispetto a un'interrogazione che presenteremo, il tema del personale. I vaccini non si effettuano da soli, noi siamo già fortemente sotto organico, manca il personale per poterli effettuare. In questo l'università può svolgere un ruolo centrale, ma non può essere isolato. Noi dobbiamo garantire le normali vaccinazioni e in aggiunta a quelle normali il vaccino Covid. Per questo la Regione fino ad ora non ha fatto nulla e bisogna cominciare a muoversi, perché appunto il vaccino non si farà da solo. Serve personale, non possiamo arrivarci tardi come abbiamo fatto con tutte le altre prestazioni. Altro tema, accanto a quello del personale, è l'organizzazione. La nostra preoccupazione, che oggi non viene fugata, è su come viene organizzato, in quali punti, in quali presidi, ma anche quali categorie. Noi abbiamo letto le dichiarazioni per cui si sarebbe partiti dai giovani, dagli studenti. Bisogna invertire, bisogna partire appunto, come detto ora, dagli operatori sanitari, dai lavori essenziali e dai pazienti fragili, che possono essere gli anziani, RSA, RP, ma possono essere i tanti pazienti che hanno patologie e che sono fortemente esposte, per cui il tasso di letalità è diverso. Per cui su questo tema noi non siamo soddisfatti, bisognerà tornare, chiediamo un cambio di marcia. Grazie.